buonasera a tutti, io sono Bianca Filicori, sono architetto e ricercatrice e oggi siamo qui con Maria Cristina Didero, curatore basato a Milano, che ci parlerà appunto dell'esperienza di talk tenutasi per il Salone del Mobile 2022. Volevo partire appunto chiedendoti come hai scelto gli ospiti, su quale base, perché hai scelto tre profili così diversi per parlare di un tema, comunque uno dei temi più urgenti della contemporaneità, ovvero la sostenibilità. Ho pensato che forse sarebbe stato interessante raccontare le esperienze di tre profili così diversi, che secondo me però hanno tutti un impatto. Da Rose Garden, un protagonista della scena contemporanea olandese, ed è un po' la persona che secondo me al meglio riesce a coniugare tecnologia, bellezza e sostenibilità. Vittoria Sydal ha inaugurato 2 anni fa questa Gallery Climate Coalition, che lega il network non solo gallerie d'arte contemporanea ma anche istituzioni, e che facendo gruppo riescono a condividere spese di trasporto, allestimenti, insomma questa idea che l'unione fa la forza nel sopperire a quei costi che comunque ci sono. Sempre alla luce del mio approccio a temi che mi sono cari, Eva Felkamp è un esempio del essere sostenibile nei confronti degli altri. Cosa fa Eva Felkamp? Non l'ho ancora detto. Mette in connessione grandi professionisti, architetti, grafici, con ONG o charity. Quindi, insomma, lei facilita questa interconnessione. Ho trovato che fosse una cosa molto anticipatrice dei temi del futuro. Quando si parla di sostenibilità ci sono due strade che di solito le persone che si occupano del tema cercano di seguire. Uno è spaventare le persone e l'altro invece è dare speranze e accompagnare all'interno, sì, di un percorso, detto, no? Bravo. Che cosa è emerso all'interno del talk su questo modo? Io credo che tutti e tre in un modo o nell'altro cerchino di dare speranza e di educare il pubblico ai temi, pur incoraggiandoli a fare del loro meglio, no? Intimorire, far paura alle persone, beh, insomma. C'è una figura femminile che ha molti meno anni, meno di me, ma molto più esperienza di me, che dice "The house is on fire and it is already too late", ed è Greta. Ed è vero, e noi, insomma, cioè è tardi, è già tardi. Bisogna essere consci e capire che il nostro pianeta ha già subito abbastanza danni. Parliamone, ma anche facciamo. No, cerchiamo, ognuno nel suo piccolo, nel suo mondo, può contribuire ad avere un futuro migliore. Secondo te, nella nostra disciplina, nel nostro settore, cosa si può fare davvero per cercare di dare speranza comunque al pianeta Terra, o per veramente pensare un giorno ad un futuro migliore, andare a cercare almeno, perlomeno, anche solo in parte, di risolvere i danni che comunque l'azione dell'uomo sul pianeta ha causato? Prima di tutto educare i nostri figli, che posso dire le generazioni sono molto più educate di noi nel rispetto del pianeta, sono molto impegnati in questa cosa qui. Penso che ci siano delle forze valide di persone sparse intorno al mondo che stanno facendo tanto. Le persone tutte dovrebbero essere impegnate, consapevoli e pronte a sacrificarsi. C'è veramente poco tempo. Grazie per essere venuta qui con noi, Maria Cristina, per averci raccontato che cosa vi siete detti, aver fatto un consunto di un dietro le quinte del tuo talk, e grazie anche per la qualità che porti al Salone del Mobile. Ti ringrazio molto delle tue parole, ringrazio te, ringrazio il Salone del Mobile per avermi invitato e anche quest'anno a fare questo talk, quindi a dare un piccolo contributo, e good luck. Leading design forward.